Ciao amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Siamo di nuovo sul secondo account. Oggi continueremo l'avventura. Ci eravamo fermati, eravamo andati a fare un po' di shopping con un certo zongli appena conosciuto, che non sappiamo assolutamente chi sia. Lavora alle pompe funebri di Liyue. E niente, oggi continuiamo con l'avventura. Spero vi stia piacendo, vi stiate divertendo. Come sempre vi invito a venire in live sul sito Viola, dove siamo adesso con tutti questi bellissimi ragazzi, a goderci le parti direttamente in diretta. Iscrivetevi comunque al canale, attivate la campanella e passate a seguirmi su tutti i social, mi raccomando. E ora possiamo ufficialmente iniziare, ragazzi, con l'avventura di oggi. Allora, siamo rimasti, come dicevo la volta scorsa, proprio fermi qua con noi, che dobbiamo andare a chiedere un parere all'Han. Però, visto che non ho fatto ancora le daily su questo account e ho fatto anche il livello, io direi che prima di continuare l'arco in questo facciamo soltanto queste due cose: prendiamo le ricompense del livello e poi andiamo anche a fare appunto il le daily, che sono comunque primogems anche qua. Quindi, ricompensa livello intanto. Flexiamo di aver fatto la bellezza del livello. 29. Molto bene. Grandi traguardi oggi. Bene. Livello 29. Oggi si è spaccato tutto, veramente. Sì, ora continuiamo la quest principale, ma prima andiamo a farci le daily. Sì. Non ci vado a piedi. Vai. Eccoci qua. Ciao, Butterfly, buon pomeriggio. Buon pomeriggissimo. Andiamo. Fare i daily su questo account è una cosa faticosissima. È una cosa veramente faticosa, vi giuro. Allora, per chi non lo sapesse, che è nuovo su questo bellissimo account, ci sono soltanto due 5 stelle. Una Jin uscita del permanente, nella prima multi sul permanente. E poi una Deia che è uscita nel banner di Casua. Quindi questi sono i 5 stelle però presenti. Quindi abbiamo il garantito. Quindi appena avremo un po' di pull, pulleremo sul secondo account per il garantito su un personaggio che ci piace. Nel frattempo questo è il team dei pro che ne fanno parte. Sono questi i ragazzi. Anche se in realtà Kei in questo momento è un sostituto. Ci sta Fischl di solito qua. Molto bene. Ecco questi altri. Si è sculata anche qui, perché Jin è uscita ovviamente nella prima multi, quindi a piti basso. Oddio, c'è quello che cura dietro l'odio. Quindi sempre culo, però. No, allora, degli artefatti per il momento non me ne preoccupo, perché tanto, come vi ho spiegato anche nelle guide che ho messo sempre su YouTube, che quindi potete recuperarle qua nel canale, gli artefatti si devono iniziare a farmare dal livello 45. Fino a quel momento ci si concentra esclusivamente su dargli quelli che si trovano nel mondo e su ascendere i personaggi. Quindi in realtà gli artefatti non sono un vero dramma, perché gli si dà un po' quello che hanno. Quindi su questo account mi piacerebbe pullare su qualcuno di forte che non sia delle ultime regioni, per il semplice fatto che l'account comunque è un po' indietro e quindi deve, per forza di cose, signori miei, passare al vaglio di andare a giro per delle regioni. Quindi, cioè, mi comoderebbe molto di più per esempio un Autao, che posso ascendere fin da subito, che fa i suoi bellissimi danni comunque, piuttosto che un personaggio nuovo. Tony, grazie per il follow, benvenuti in live. Quindi c'è anche questo da tenere di conto, raga. Ok, continuiamo con la seconda daily. Allora, andiamo. Uè. Ciao Mary, buon pomeriggio. Qual è stato, raga, il vostro primo 5 stelle? Così mentre faccio queste daily, che sono abbastanza rilassanti, leggo un po' le vostre opinioni. Facciamo un po'. Allora, nel mio primo account è stato 20, qui nel secondario è stato Jin. Io ho Animo Suprema, sì, letteralmente. Kching, Mona, Diluc, Ganyu, Mona. Andiamo. Cici, Cici, Ayaka, Mona, 20, Mona. Oh, 20 come me! Diluc nel vecchio account, l'altro Mona. Sì, è vero, me lo ricordo anche Mona. Kching, 20, Albedo. Oh mio Dio, il primo 5 stelle Albedo. Penso sei una delle poche che mi avrebbe risposto così.
mio marito, quindi vedo una light up in chat, Ryan Child, Cici, il rosso, il rosso, Yak è subito dopo, fisso Diluc. Quanti Diluc hai trovato, tizio? Ok, missione finita, torniamo a parlare con quelli sopra. Usao 1. Ah, vabbè, allora non c'è da lamentarsi per ora. Ti assicuro che poi, se inizierà a uscirti come a me, ti potrai veramente lamentare tanto a quel punto. Molto, molto. Ciao, Scar, buon pome, Mona. Ma, oh, ma Mona gettonatissima, eh? Gettonatissima. No, a me il mio primo 5 stelle del permanente, che però non mi è uscito nel permanente, ma perdendo il 50-50 su Utao, invece è stata Keqing. Se vogliamo togliere di mezzo il discorso appunto dei... come si dice, dei 5 stelle e non del, cioè, non del permanente, assolutamente. Allora, grazie per i follow su TikTok, ragazzi, ben arrivati. Allora, bene, dovremmo aver finito questa quest. Zhongli, bello, Zhongli, Saino. Quindi sei un Koi, tu sei un giocatore abbastanza recente. Giochi da al massimo un annetto, perché Saino è uscito... fra poco è un anno dall'uscita di Saino, tra una cosa e un'altra. Cici nel permanente, volevo morire. No, dai. Che dramma, raga. Diluc 1 per ora. Io nel mio principale, molti di voi lo sapete, ma nel mio account principale di Diluc ne ho trovati in tutto 10. No joke, 10. Non è uno scherzo. Io tutte le volte ve lo dico, vorrei fosse uno scherzo, ma non lo è. Mi piace in queste le statoline. Allora tu giochi da pochissimo, Kim. Tu sei nuovissima in gioco. Ciao, Moonboy. Buon pomeriggio. Per il 50-50 Tignari. Sì, sì, facciamo due conteggi diversi. Il mio primo 5 stelle personaggio nel permanente è stato invece... perché a me è uscita un'arma per prima. Mi è uscita prima di tutto la Skyward Spine, che è la lancia. Quindi quella, sì. Quella mi è uscita prima di tutto nel permanente. Personaggio non me lo ricordo, sto pensando. Non mi ricordo se è stata proprio Mona invece come personaggio. È passato veramente tanto. Invece no, nel banner evento vi confermo che il primo 5 stelle che non ho trovato del banner è stata Utao. E ci ho trovato la simpaticissima Keqing. Che non mi dispiaceva, perché fra quelli del permanente era quella che mi piaceva di più. Quindi alla fine ero contenta. Mi è soltanto dispiaciuto perché avevo perso il 50-50. Però comunque quando l'ho vista ero felice. Anche perché poi continuando a pullare intorno a PT50 trovai più o meno, mi sembra 50-55, trovai di nuovo, trovai Utao. Quindi alla fine riuscii entro la fine del banno a prendere anche Utao. Quindi è un bel ricordo. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ultima daily? Sì, abbiamo l'ultima daily. Consegniamo le daily, ragazzi, e poi continuiamo l'arco con queste. Ciao, buon pomeriggio. Ben arrivato, ben arrivato. Stiamo facendo la parte di queste in italiano in questo momento. Felice di vederti qua con noi. A me è uscito Kignani dopo 3 pull e l'Amosbo sul permanente. Wow! Ma GG proprio! GG! Ciao Gabri, grazie per il follow, ben arrivato. Piacere di conoscerti. Io ho trovato Cici nel banner di Xiao e subito dopo Xiao. Come me nel banner di Alaitam. A me è uscita Cici e nella singola, dopo Cici è uscito Alaitam. La singola subito dopo, a PT1. Quindi, tanta roba, raga. Tanta roba. Ok. PT1 era destino lì, lo sapete come la penso. Per Alaitam per me era proprio doveva andare così, raga. Non c'era altra spiegazione, non c'era altra spiegazione che teneva. Ok, daily finite. Segniamo anche di qua, anche se ovviamente il pass di qua ci importa poco. Consegniamo tutto e poi andiamo a continuare la nostra Archon Quest, che c'è un certo signore anziano che ha bisogno del nostro aiuto. Signore anziano che ancora non conosciamo molto bene. Ok, molto bene, spedizioni. Ok, possiamo andare, raga, possiamo continuare l'Archon Quest.
anche quelle di lui, grazie. Ciao Iki, buongiorno. Ti piace di più Wither o Lumin? A me piace di più Lumin perché ci ho iniziato la storia. Poi voglio bene a Aether e qui infatti nel secondo account ho scelto Aether. Però io voglio più bene a Lumin perché quando ho iniziato il gioco ho scelto lei. E quindi di conseguenza non, cioè, risceglierei lei sempre. Solo che qua per cambiare ho voluto provare lui. Ma personalmente non che ci sia una preferenza schiacciante. È diventata una preferenza mia proprio perché mi ci sono affezionata io avendo la scelta istintivamente quando è uscito il gioco. Grazie mille del good luck per le future pull. Allora, possiamo continuare l'arco con questi ragazzi. Ci siamo. È qui sopra? Dov'è il punto? Dobbiamo parlare con Lan. È lei, giusto? Per diventare la Gilda. Parla con Lan. Perfetto, ci siamo. Lan, dobbiamo chiederti un favore. Ho smesso di accettare incarichi molto tempo fa. Mi dispiace per voi due, ma dovete chiedere a qualche altro avventuriere. Però stai calma, amica, cioè arriviamo subito trattati malissimo. Ah, ma non mi riferivo a quel tipo di lavori. È un'inezia, davvero. Sai come si produce un profumo? Wow, questo non me l'aspettavo. Ti sembro forse una che si intenda di profumi? Penso che tu stia sottovalutando il mio stile. Beh, Paimon pensa che hai un odore delizioso. Paimon, ma non si dice alla gente queste cose. Quindi, Lan, svelaci il segreto. Se non è un profumo, che cos'è? Adesso che l'hai detto, però, sento un profumo anch'io. Cos'è? Devono essere i Kinshin che ho raccolto tornando. Mi ero dimenticata di averli ancora con me. Ecco che viene a gara la verità. Lan ha un debole per i fiori di campo. No, li ho raccolti solo per uso medico. Ad ogni modo, questa conversazione non ci porterà da nessuna parte. Se non avete domande su profumi, rivolgetevi a Kiming. Intendi l'indovina, giusto? Paimon ricorda il suo odore. Grazie, Lan, alla prossima. Bene, quindi Lan, ragazzi, penso una persona più indisponente non l'ho mai vista. Cioè, letteralmente ci ha trattato a pesci in faccia. Ma trattati male, eh? Ma trattati male, male, male. Vabbè, andiamo a parlare con la veggente. Uè, uè, veggente. Kiming. Ciao, come posso aiutarvi? Abbiamo una domanda per te. Sai come si produce un profumo? Un profumo? Non mi viene quasi mai in mente di usare profumi, figuriamoci di produrli. Però è vero che alcuni dei miei cosmetici sono profumati. Forse è da qui che nasce l'equivoco. Ho il banco proprio al molo, quindi evito i profumi come la peste. Penso cosa succederebbe se Celeste non voglia quei focosi marinai la sentissero nell'aria e venissero a cercarne la fonte. Focosi marinai. Paimon non se lo vuole neanche immaginare. Ma visto che siamo sull'argomento, non avete mai sentito parlare dei profumi fatti in casa di Inger? Qui mi stanno continuando a rimbalzare tra persone. Inger, intendi Inger dell'aroma primaverile? Esattamente. Molte ragazze di famiglie ricche si sono rivolte a lei chiedendo un profumo fatto apposta per loro. A quanto pare i suoi prodotti fatti in casa sono superiori a quelli sul mercato. Perfetto, l'informazione ci serviva, finalmente un indizio solido. E anche lei ci ha mandato via. Quindi non ho capito, cioè lei sta al molo, quindi parlando di odori non è la migliore che abbia degli odori. Cioè, insomma, parlando di odori, di una che sta al molo non avrà il migliore degli odori, oggettivamente parlando. Vabbè, vabbè, che gli vogliamo di? Andiamo. Oh, eccola qua, Inger, eccoci qua, eccoci qua. Era, vi do il benvenuto. Finalmente mi avete trovata. Vi stavo aspettando. Oh, the fish. Come facevi a sapere che stavamo arrivando? Beh, si sono giunte voci che parlavano di due soggetti in città sulle tracce di una bella donna profuma. Io questa non me la ricordavo. Ma in che senso? Cominciavo a temere che non mi avreste più trovata. Del resto, questa è la prova definitiva del mio fascino. Sulle tue tracce? Ne parli come se le nostre intenzioni non fossero buone. Ciao, Maka. Che posso dire? La gente parla anche troppo. Vi conviene adottare metodi più discreti in futuro se volete evitare la fuga di notizie.
Non preoccupatevi, io so perché siete qua. Volete ottenere uno dei miei profumi. Dico bene? Cosa state cercando esattamente? Una triplice essenza di fior di seta realizzata su misura. Tre in una volta sola? Cielo! Avete dei gusti un po' forti per la vostra età. Forse le voci che ho udito non mentono. Siete a caccia di qualcosa e avete bisogno di munizioni profumate. Non è così? È per Rex Lapis. Beh, pensate che vi creda? Anche se la vostra intenzione fosse quella di fare un'offerta a una divinità, non mi spiegherebbe come abbiate bisogno di tre profumi diversi. La storia non regge, mi dispiace. Zonkli aveva ragione, la gente ha dimenticato la tradizione. Come dice una delle mie poesie preferite, oh mio caro Sakura, non rimpiangere i tuoi fiori che in primavera sfioriscono, con l'arrivo dell'inverno i tuoi rami e il tronco appassiscono. Paimon questa non l'ha capita, e nemmeno noi, penso, amici. In breve, se posso, vi aiuto volentieri. Viaggiatore, ti concedo di farmi da assistente, ma ti consiglio di sgomberare la mente da qualsiasi altro pensiero finché mi giri intorno. D'accordo. Bene, qual è il posto ideale per produrre un profumo coi fiocchi? La cucina di Shaling? Il ristorante Vanim, quindi? Perfetto, andiamo! Si va a produrre profumi in cucina! Va bene! Cioè, raga, si va a produrre profumi in cucina! Aroma di pollo! Vai, è il momento! È il momento! Ho parlato con lo chef Mao, ora possiamo cominciare. Credi di iniziare a compiacermi? Prego. Intendevo iniziare a rendermi fiera del vostro ruolo di apprendista. Ciao, Eli. Mentre preparo tutto, potresti andare a prendermi dell'acqua? Prendi dell'acqua. Ma io, dimmi se... devo uscire e prendere l'acqua questa. Perché lei di fare questo pezzettino, cioè uscire e andare qui dietro, non lo poteva fare. Cioè, lei no. Lei no, non poteva andare a prendersi l'acqua da sola. No, 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 no. Tieni, tieni l'acqua. Cioè, quest'acqua andrà bene. Adesso ho bisogno che tu estragga l'essenza di fior di seta usando un banco della creazione. La distillazione dei profumi è una tecnica che ha poco a che fare con l'alchimia. Ecco, lascia che ti mostri. Impugna il pestello e tieni il mortaio saldamente, con delicatezza. Devi mantenere fermo il polso in modo che la mano non scivoli. Adesso usa la tua mano più forte per mescolare al ritmo costante. Continua finché l'essenza non comincerà a fuoriuscire. Va bene, d'accordo. Ma sei un talento naturale. Questo lavoro sembra fatto apposta per te. Adesso prendi pure questi e prova per conto tuo su un banco della creazione qui vicino. Non dimenticare di lavorare tutti e tre i fiori. Durante il processo di estrazione dell'essenza avranno lo stesso aspetto, ma li riporrò in uno dei contenitori separati quando il profumo verrà pronto. Va bene. Andiamo. Vedrai, giocando tizio, pian piano arriverà anche Shishi. Ed arrivano tutti quelli del permanente pian piano. Ok, eccoci qua, profumo numero 1. Profumo numero 2. E profumo numero 3. Fatto. Questo esatto, ecco, ci siamo lanciati perché non ne volevamo più sapere. È un tirocinio non pagato, mi sento abbastanza sfruttata in questo momento, posso dirlo? Inger, ok. Wow, questa essenza di fior di seta è deliziosa! Passiamo alla fase successiva, quella più importante di tutte. È l'arco in questo principale, questa! L'essenza viene dispersa nell'acqua e lasciata cuocere a fiamma bassa, fino a far evaporare quasi tutto il liquido. È importante tenere sotto controllo il calore durante questa fase. Se la temperatura sale troppo, la profumazione ne risentirà. Ciao Rudy, buon pomeriggio! Quindi concentrati sul controllo del calore, è il passaggio finale. Non sprecare neanche una singola goccia, vogliamo tutta l'essenza che contiene. Stai calma, amica, cioè nel senso mi sta venendo l'ansia a fare il profumo. Ciao, Randato Pumpume. Tutti i tre profumi sono pronti e te la sei cavata alla grande nel ruolo di assistente. Un esempio di cosa si è disposti a fare quando si ama è una rarità ai giorni nostri. Ti ho già detto che non è come credi.
Comunque sia, ti può far comodo una piccola presentazione di ogni profumo? Potrebbe servirti per scegliere quello giusto per ogni occasione. Oh, Paimon vuole sentire! Il profumo ha la dolcezza dello zucchero a velo. Sembra uscito da una fiaba. Le donne più giovani lo adoreranno. Cioè, a lei sta credendo che noi vogliamo rimorchiare con i profumi. Il secondo profumo adatto a chi ha gusti più raffinati. È la prima scelta delle giovani dame nell'alta società. Ed è subito Bridgerton. Infine, il terzo profumo ha una nota leggera, ma persistente. Ricorda la nebbia che cattura la luce del crepuscolo. È il preferito delle donne più mature. Tutto chiaro? Non mescolateli o rischierete di rovinare l'atmosfera. Credo di aver capito. Bene, ricordatevi di tornare a trovarmi se vi servisse ancora il mio aiuto. No, no. E queste sono le parole con le quali vi lascio. Chi su tre barche vuol navigare, faccia attenzione a non cadere in mare. Cioè, su tre lei pensa che noi siamo degli accapriappiatori seriali di donne e vogliamo andare a rimorchiare ragazzine, ragazze più grandi e pure anziane. Su, della sedia del piede in due staffe. Qui è invece tre barche, su chi su tre barche vuol navigare. Cioè, no, non ho capito nulla proprio. Mi aspetto da Roma prima di venire. Venite quando volete, ok? Cioè, lei sta credendo che noi andiamo letteralmente a rimorchiare ogni cristiana che troviamo a giro per gli UE. Vabbè, offriamo il profumo alla statua dei sette, che è lassù. Quindi io direi che alla statua dei sette ci arriviamo in teleport, così. Ciao, Yuki. Buon pomeriggio e buon lavoro. Ok. Andiamo. Eccoci qua con i profumi, Zhongli! Aspettate. Ok, ora siamo nella loro. Ci abbiamo pensato troppo? Sembravi incantato a guardare la statua. Ah, eccovi di ritorno. Non importa. Non ho aspettato molto. Non sembra che un istante in confronto al tempo trascorso da quando le statue di Rex Lapis dominano la città di Liyue. Nel caso, se ci fosse un profumo per accappiare Zhongli in real life, lo farei. Come puoi una persona competere con una statua? Hai ragione. Bene, avete con voi i profumi? Tutti e tre. Grazie davvero. Procediamo con l'offerta. Offri la fanciulla del Palazzo Dorato. Ecco il tuo profumo. Yinger ha detto che ha la dolcezza incantevole e che piace alle giovani più giovani. Offri il Tessivalle. Se un profumo ha perfezionato, ha una profumazione elegante e piace alle ragazze dell'alta società. Offri la Brama del Destino. Esatto, Smantus Wine tastes the same as I remember. But what are those to share the memory? Il terzo profumo ha una nota leggera ma persistente, come la nebbia al crepuscolo. È quello preferito delle donne più mature. Cosa è stato? Sembra che Rex Lapis questa piaccia veramente. Quello che piace alle donne mature vuol dire che Rex Lapis quindi è una donna matura? No. Chi lo sa? Rex Lapis si è palesata in una varietà di forme, magari anche in quelle vesti. Ma, uffa, noi l'abbiamo visto solo quando era un drago e... Speriamo che le sette stelle catturino il vero assassino. Facciamo lavorare le autorità. Noi pensiamo a dare a Rex Lapis un addio come si deve. Dobbiamo vedere l'Exuvia. Bene, questa è fatta. Ora che si fa? Adesso vorrei il vostro aiuto per prendere in prestito la campanella purificatrice. La campanella purificatrice? La campana purificatrice è custodita da una mia amica, Madame Ping. Amore, Madame Ping! Abita nei pressi del belvedere di Eugene. Se vi rivolgerete a lei, saprà cosa fare. Va bene, tu non vieni con noi? Ci sono delle questioni che mi impediscono di venire. Vi prego di andarci per me. Chissà perché tutti questi misteri stavolta. Madame Ping, raga! Oh, abbiamo finito la quest. Profumo divino. Tanto profumo divino. Splittiamo il D. Allora, prendiamo tutti gli achievements. E tra l'altro prendiamo anche queste cose che oggi è il compleanno di Chongyun. Sull'altro account le avevo già riscattate. Ok, possiamo tornare agli UE e andare a parlare con Madame Ping adesso. Profumo di Osmantus. Esatto.
Esatto. In realtà stavamo cercando un modo per fabbricare in maniera illegalissima dello smalto swine. Altro che i fiori per l'omaggio a Pinco e a Pallino. Questo è tutto un tentativo di sabotaggio. Madame Ping. Tutto cambia, prima o poi. Salve, come va? Siete qui per ammirare i fiori? Beata gioventù. Che peccato, questi splendidi gigli sono quasi avvizziti. Cosa gli è successo? Ai miei tempi si diceva che gli splendidi gigli potessero percepire i sentimenti delle persone. Sarebbero fioriti magnificamente grazie ai suoni più belli, come canti e risate. Maledicenze e calunnie invece ne direbbero che ne avrebbero causato un rapido avvizzimento. Ciao Julie, bentornata tra di noi, bellissima! Bentornata a casa! Quindi significa che questi fiori sentono cosa accade qui agli Yue? È così. Le voci sulla morte di Rex Lapis non sono cosa da poco. Circolano ovunque. Alcuni dicono che sia stato un complotto dei Fatui, altri che siano state le sette stelle. Altri ancora pensano che l'entità delle profondità stia spezzando le sue catene. Questo porto è come una montagna di legname, una scintilla e il fuoco brucerà ogni cosa. Comunque, meglio che non dica altro. Ormai sono anziana e un po' brontolona. Volevate dirmi qualcosa? Vorremmo prendere in prestito la campanella purificatrice. Ah, quel vecchio ninnolo! Dovrei averla da qualche parte, ma sono invecchiata e non riesco a ricordarmi esattamente dove. La indossavo un mio caro amico quando ero giovane, nell'era giurassica. Si accorse che la guardavo spesso e allora me la donò. Tuttavia, mi raccomando di cederla senza averne a male, qualora qualcuno me l'avesse chiesta in prestito un giorno. Sono passati tanti anni e chissà quante volte da allora mi è stata richiesta. Tuttavia non ricordo quando tutto è cominciato. È passato tanto tempo dalla per l'ultima volta che l'ho ceduta. Ah, queste vecchie ossa sono lente a cercare. Dubito che possiate aspettare tanto a lungo. Possiamo cercarla noi. 100% impression della voce anziana. Esatto, nonnina! Nonnina! Esatto, nonnina! Possiamo venire a casa con te e poi la cerchiamo noi! E poi possiamo aiutarti con qualche faccenda domestica! Oh, non avete bisogno di preoccuparvi, beata gioventù! La campanella non dovrebbe essere molto lontana. Eh? Vivi qui vicino, nonnina? Wow, questo è il belvedere di Eugene! È un posto carissimo! Ah, un'anziana come me non può permettersi di comprare una casa in questa città. Vedete come questa tegliera di ceramica contiene tutti i miei averi. Raga, questo era uno spoiler della Teapot. E noi non lo sapevamo. Cioè, questo è in realtà la è un cavolo di spoiler della Teapot della quale noi non avevamo idea, perché poi ce l'hanno droppata un sacco dopo. Cioè, questo è uno spoiler. Ora lei dice c'ha gli averi dentro e cose varie. Ma nella quest di cosa? Di Yanfei per la Teapot c'è anche Madame Ping. Non c'era quando è uscita questa quest. Questa quest uscì a novembre. La Teapot uscì ad aprile. Questa quest uscì a novembre, ma la Teapot uscì ad aprile. Mamma mia! Che cavolo di spoiler! Mamma mia! Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Come può essere? Le chiavi di casa sono lì dentro? Oh, beata gioventù! Intendevo solo dire che la campanella è dentro la teiera e ve la presto volentieri, se riuscite a trovarla. Tocca la teiera. E noi non sapevamo niente di tutto ciò a suo tempo. Entriamo dentro a un domain, infatti. No, vabbè, raga. No, vabbè. No, vabbè. Ciao, Pingu. Recensisti la sua Teapot, bella.
Bella, io non ce l'ho questo mobilio. Ragazzi, questa cosa io non me la ricordavo minimamente di questo sorto di rimando appunto alla Teapot, ma è tipo una roba geniale. Allora, i ragni in mezzo al corridoio bruttini, mi sa che non la pulisce spesso. Facciamo tipo quelli che recensiscono le case. Cosa ne pensate degli interni? Cosa ne pensate degli interni di questa abitazione, ragazzi? Ecco, per ammazzarlo sono volata anch'io, ora rispondo. Cosa ne pensate degli interni? Spero sia morto, esatto. Ho fatto un volo propiziatorio, raga, però è morto anche lui, quindi ne è valsa la pena. Molto bene. Si vola. Barbieri e 4 hotel. Sì, sì. Recensioni troppo grandi e puzzoni. Ma come puzzoni? Ciao Alessandro, grazie per il follow. Ben arrivato. Piacere. Belli gli interni, ma con un po' di fuoco della polvere morirei. Esatto. Gli allergici alla polvere non gradiscono. Un sacrificio per una vita in meno. Sì, oddio, qui c'è da saltare. Un momento delicato. Scusate un attimo, ragazzi. Eccoci dall'altra parte. A Milano puoi chiedere tranquillamente 800k per questi 52 metri. Fa ridere perché è vero. Mi ricordano l'epoca giurassica. Chissà se loro lo pagavano il mutuo. Ok, parkour su Genshin, penso io sarei la più inetta degli inetti, raga. Oh, c'è un altro ragno! Ma basta, raga, guardate, un altro ragnatela! Anche questa abbassa il voto definitivo, eh? Anche questa ragnatela abbassa il voto della casa, perché, signorini, no. Sti ragni in primo piano, bruttini proprio, Danno una bruttissima impression. Ok, io in realtà volevo attivare altre cose in terra. Io ho la fobia dei ragni. Ecco, allora questo domain non è per te, tesoro mio. In tutto ciò io ho ancora Zongli in braccio, cioè mio figlio in questo momento. Mi servirebbe la barza di Inshalling. Questo esplode. Ok. Tu non ti rimettere lo shield, maledetto. Guarda quanto pavitai. No, ti ho brinzato. Adesso se lo rimette. Se lo rimette. Guardalo. L'unica è adesso. Boom. Che pelo, raga. Questo uscì fuori dal mio coso. Sarai antipatico. Guarda se l'hai rimesso. Vai in qua. Okay. Shaling comunque senza l'energy recharge, poverina. Cioè non ce la può fare. Noi siamo abituati alle nostre Shaling con un monte di energy recharge che rimettono in continuazione la ulti. Cioè... così male male proprio, vai. Meniamolo di attacco. Ma dove sta andando? Ma guardate dove è finito questo. Dai amico, ma dove ti devo inseguire? No raga, ma vi rendete conto? Non posso nemmeno risalire da qua. Dai, da qui. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Vai, Uba. Non ci arrivo, raga. Ci sono sopra. Cioè, una roba del genere comunque non si è mai vista. Vai, Guba, tira giù giusto coso. Oh, raga, ce l'abbiamo fatta. Un parto. Arrivo. Con questi è più facile. Abbiamo le burst pronte. Qui è un'altra roba. Con le burst pronte è un'altra cosa. È che non c'hanno energy recharge questi personaggi, capito? Cioè,
E ora dove dobbiamo andare? Di qua. Ok. Ragazzi, cioè, camminando verticalmente, letteralmente. Eccola! Campanella purificatrice. Ok. Devo vedere se c'era qualcosa. Possiamo uscire. Fatto! Fatto, fatto, fatto! Me lo ricordavo più lungo, forse perché magari non aveva un po' più di difficoltà a combattere. Comunque è vero, la corrente d'aria troppo forte appunto da sfavore per gli interni. Ragazzi, uno lì dentro c'ha degli spifferi, si trova il freddo la notte sui collo, la mattina si sveglia così, cioè, fa male, fa male. Oh, tutto fatto in un baleno, beata gioventù, che velocità. Nonna, sei un'adepta? Un'adepta? Non sentivo pronunciare queste parole con tanta coscienza da molto tempo. Che io lo sia o meno, beata gioventù, non lo avete già capito? E Paimon capisce più o meno cosa intendi, ma è anche un po' confusa. Ci stai davvero dando la campanella, nonnina? Non credi che sia tutto un po' strano? Succede qualcosa a Rex Lapis, noi ci precipitiamo a chiederla. Oh, non diciamo sciocchezze. Il porto di Liyue ha passato momenti difficili in passato. In quei tempi tutti gli adepti ci hanno lasciato. Nonostante tutto, abbiamo sempre dato la priorità al rito dell'ascensione. Trovate l'assassino, urlato a scarciagola, tralasciando però il rito dell'ascensione. Ecco, per me è tutto sbagliato. Dato che siete qui per chiedere in prestito la campanella, immagino che una persona a me cara abbia finalmente deciso di risolvere la questione. Perché? No, perché dunque dovrei rifiutarmi di prestarvi la campanella? Posso tenerla? Ehi, ed è la nonnina! Le cose in prestito si ridanno sempre indietro! Lasciarla a te? Ah, 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 apprezzo la schiettezza. Se lo desideri, puoi tenerla. Tuttavia, alla campanella potrebbe venire nostalgia di casa. Chissà, magari troverà il modo di tornare nelle mie vecchie mani? Beh, immagino abbiate altre cose da fare. Ora che avete la campanella, potete avviarvi. Ah, dite alle persone che vi ho mandato che se ha del tempo libero può venire qui per un tè. Non ho molto da offrire, ma alle signore anziane non manca mai una teiera. Lo faremo. Grazie mille, nonnina. Perfetto. Io direi che ci possiamo fermare con questo dialogo qui, va bene? Così almeno prossima volta continuiamo, andiamo a portare la teiera e vediamo, perché siamo vicini a questo benedettissimo rito dell'ascensione. Quindi arriviamo in un punto molto bello dell'arco in questa breve. Quindi secondo me questo è il momento perfetto per interromperci per adesso. Io vi ringrazio veramente tantissimo a tutti quelli che hanno seguito la parte con me, spero vi siate divertiti. Ringrazio a voi su YouTube che siete arrivati fino a questo momento. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, passare il live dove siamo adesso per godervi questa bellissima avventura anche in diretta insieme a noi e per vedere tutte le altre live, le pull, sia di Genshin che di Star Rail, tante altre belle cose. Seguitemi su Instagram per essere sempre aggiornati sulle live, video e tutto, e per vedere le fotine in cosplay. Passate anche su TikTok e anche su Twitter e anche sull'account di Oilab, ma tanto trovate tutti i link in descrizione. Grazie per essere stati qui con me, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Thank you.